Eccoci, ci siamo anche questa sera, come tutti i lunedì sera, quasi tutti i lunedì sera, talvolta risaltiamo i nostri webinar scientifici, culturali, artistici. Ormai il termine webinar scientifico è un po' riduttivo da un certo punto di vista, per la vastità degli argomenti che in questi 2 anni abbiamo trattato e per la profondità dei temi e anche della semantica che abbiamo utilizzato in queste nostre discussioni. Come al solito, noi abbiamo la possibilità di discutere su una lezione che ci viene fatta su un tema stasera molto importante, che è, come avete detto, l'arte e la scuola di Milano. Discuteremo anche, forse se è possibile, alla fine della parte filosofica della scuola di Milano, perché c'è una scuola di Milano filosofica anche, che si è occupata di estetica molto intensamente dai primi Novecento. Ma insomma, in questa sera parliamo di arte, arte e scuola di Milano. Mi è piaciuta la definizione che ha fatto Marco Marinacci poco fa, che come hai detto, degli artifici, oltre che degli artisti, agricoltori, bellissima distinzione. Io passo subito la parola a Simone che ci apre alla discussione di questa sera, ci presenta il dibattito che faremo. La tecnica è sempre la stessa, c'è questa lezione iniziale e poi c'è la discussione tra di noi. Ricordo a tutti che stiamo parlando di attività culturali svolte dal CES, in accordo con l'Università Federico II e con l'Università IPU di Montefiascone. Il nostro tentativo, lo preannuncio, il prossimo anno, alla riapertura sostanzialmente dell'università, è di accompagnare questi webinar scientifici con dei convegni. Ne selezioneremo alcuni naturalmente perché non possiamo farli tutti, ne selezioneremo alcuni e li trasformeremo in convegni in aula, nell'aula magna della nostra università. Abbiamo fatto già una sperimentazione qualche settimana fa, che è andata molto bene, sulla geopolitica internazionale e l'università è molto attenta in questo momento ad estendere questo tipo di attività appunto ad una dimensione convegnistica e se vogliamo anche all'organizzazione di laboratori di studio. Questa è una cosa che organizzeremo nei prossimi giorni con Marco, Simone, Marco Valerignani e tutto il gruppo scientifico del CES. Adesso io passo la parola a Simone e ascolto in religioso silenzio questa bellissima giornata. Grazie, grazie Alessandro. Ecco, questa sera appunto parleremo dell'arte della scuola di Milano. Appunto, come è noto, la scuola di Milano è stata già teorizzata, diciamo, sia in filosofia che in architettura, in cui c'è comunque una letteratura scientifica abbastanza consolidata, e al tempo stesso sta in qualche maniera emergendo anche l'urgenza di teorizzare in maniera altrettanto solida e altrettanto strutturata il percorso artistico della Scuola di Milano attraverso i protagonisti che attraverso il Novecento e i primi anni ecco, del secolo in corso hanno caratterizzato questo, le varie correnti artistiche. Che in qualche maniera dobbiamo ripercorrere proprio anche oggi, dando uno sguardo a quello che sarà il percorso che ci proporrà Stefano Soddu, grazie anche alla sua esperienza nell'ambito sia come artista, perché ricordiamo che Stefano Soddu è un artista, è uno scultore ed è anche un autore di saggi e di scritti in ambito artistico e si è occupato tra le altre cose anche della Scuola di Milano. Dicevo appunto che su questo tema c'è un dibattito aperto in corso e anche Marco Marinacci, da un punto di vista epistemologico, si è occupato di queste tematiche e nel dibattito potremo sicuramente avere un suo importante contributo a questa riflessione che proponiamo questa sera. E passo ecco, la parola a Stefano Soddu che farà un percorso partendo dall'esperienza delle gallerie
con un excursus storico delle principali che si sono occupate della materia e imprecisirà la sua relazione con alcune testimonianze dirette, appunto con una ricerca di archivio che lui ha potuto fare e con la sua stessa esperienza, perché sia come ecco, artista che come coautore ha conosciuto molti dei protagonisti di cui parleremo questa sera e che praticamente hanno fatto parte direttamente o indirettamente anche del suo percorso artistico e quindi come sappiamo quando si parla di gruppi, quando si parla di gruppi artistici, spesso ci sono delle interazioni, spesso ci sono anche delle interconnessioni e delle suggestioni che comunque sono trasversali anche all'opera di diversi artisti che operano in un territorio come quello che è stato e come ancora quello di Milano, che è molto fervido sotto il profilo artistico e culturale ed è anche un caposaldo sotto il profilo anche della proposizione di nuove tendenze e di stili che comunque si contaminano e propongono anche all'esterno del percorso nazionale e internazionale delle proposte con ecco, delle interconnessioni che potremo valutare. Io passo adesso ecco, la parola a Stefano Soddo per la sua relazione e quindi ecco, Stefano, prego, quando vuoi, puoi iniziare la Grazie. tua riflessione. Grazie, perfetto. Allora, volevo precisare che non sono uno storico dell'arte, per cui ciò che vi posso dire deriva dalla mia esperienza e soprattutto dalla mia voglia di conoscere quello che è successo nell'ambito artistico del passato, in maniera che possa anche differenziarmi nel mio lavoro da quello che è già successo, pur mantenendo ovviamente dei legami. Come ovvio che ci siano tra gli artisti che più sono affini al mio modo di essere o di pensare. Volevo partire un po' da lontano, Milano. Milano, già negli anni 20, accanto agli spazi pubblici, deputati a mostre, vede la nascita di una serie di gallerie private che diventeranno col tempo punti di riferimento e di riflessione sull'arte moderna. Un ruolo fondamentale, queste gallerie avranno un ruolo fondamentale nella formazione di molti artisti, spesso anche autonomi rispetto al regime degli anni 30 e primi anni 40. In particolare, la galleria d'arte, chiamata Ipogeo perché era un sotterraneo in via Dante, si deve la prima personale, per esempio, di artisti come Martini, Funi ed Chirico. Poi c'era, la Galleria Vinciana, che proprio, ancora oggi, opera in via Maroncelli. Ed era una galleria centrale che deve la prima esposizione nazionale futurista presso il Palazzo Cova, addirittura nel 1919. La Galleria Pesaro, molto nota in quegli anni, fu la culla della modernità italiana in quegli anni. Poi negli anni 30 sorge o nasce la Galleria del Milione con i fratelli Ghirinchelli e Persico, che svolse un ruolo fondamentale per la diffusione dell'astrattismo italiano. Poi c'è la Galleria Micheli e la Galleria Milano, che purtroppo ha chiuso recentemente con la scomparsa dell'ultima gallerista. Poi c'è la Galleria Barbarò, oggi in via Santo Spirito, che ebbe un ruolo importante anche allora, e poi in particolare nel 1946 nasce la Galleria del Naviglio, dove nacque
praticamente l'esperienza di Fontana quando rientra a Milano, e che ovviamente influenza moltissimo tutta l'arte successiva. Poi c'era anche la bottega di Corrente, sorta nel 1940, dove esposero Treccani, Birolli, Cassinari, Sassu, Guttuso ed altri. Al Salone dell'Annunciata, fondata da Cardazzo, si concentravano un po' le avanguardie storiche degli artisti di quel tempo. Poi, in maniera particolare, la Galleria Gianferrari, che fino alla morte della figlia era in via, nei pressi della via Monte Napoleone, fece un ruolo molto importante per la diffusione dei nomi di artisti che poi andremo a vedere. In particolare, volevo parlarvi di alcune gallerie, in quanto ho anche reperito, ormai a 30 anni di vita, una tesi di laurea di una certa Magda Petraglio con il relatore Rossana Bosaglia, che ha fatto un lavoro molto meritorio rispetto a questo tipo di ricerca, giusto per dare un senso a come all'epoca queste gallerie nascevano, si sviluppavano e lasciavano un segno nel mondo dell'arte di oggi. E in particolare la Galleria Apollinaire, che conclude la sua attività nel 1980, è stata appunto Guido Nenocci che la portò avanti dopo una serie di esperienze precedenti. Guido Nenocci, nato nel 2004, si trasferisce nel 25 a Milano. Svolge vari mestieri, stringendo amicizia con la famiglia Tallone, gli artisti Comaschi, Figini, Terragni, Pollini e i puristi, iniziando nel 27 ad acquistare i primi disegni. A poco intraprendendo un'attività di scambio di opere d'arte che lo induce ad aprire uno studio al piano terra di Via Manzoni 25. In questa sede può mostrare opere di De Chirico, De Pisis, Modigliani, Savinio. Nel 1943, andato a Como durante la guerra, probabilmente per scampare ai bombardamenti su Milano, incontra Savinio, poi ed è costretto proprio a Como a rimanere in questa città. Sempre nel 1943 decide di aprire in Piazza del Duomo, però a Milano, la Galleria Borromini. Lo stesso Guido Nenocci ne parla così nel 1962. Di questa mia prima galleria è da ricordare solo una mostra, quella in cui figuravano per la prima volta insieme i più grandi nomi della pittura italiana e straniera, da Picasso, Utrillo, Modigliani, eccetera. Questa mostra fu tagliata per ordine della prefettura di Como, fu tagliata degli ebrei e della pittura che per volere di Hitler doveva scomparire dalla circolazione, con il risultato che vendetti tutti i quadri ritirati dalla mostra. Nel 1945, dopo un viaggio a Parigi, si trasferisce a Borromini a Milano, sempre al numero 25 di Via Manzoni, questa volta al quarto piano. Guido Nenocci dice: di questo periodo è da ricordare la lotta che sostenne per valorizzare due artisti italiani, Meloni e Soldati. Oggi viene un po' da ridere, insomma, Meloni e Soldati, grandi artisti, ma anche da noi, da non dimenticare, per le indifferenze e l'ironia con le quali ero ricompensato. Prima dell'apertura della Galleria Apollinaire in via Brera, Nenocci, fra le altre cose, lavora dunque per una stagione come direttore della Galleria Bompiani di via del Senato, per la quale nel 1951 organizza la prima mostra storica dell'arte astratta italiana e varie mostre di Balla, Filia, Mino Rossi, Licini, eccetera.
Nel 1952 inaugura in Via Breva la Galleria Schettini, che inizialmente è diretta da Guido De Noci, in seguito da Scoppino Ippic. L'apertura della Galleria Apollinare segna una svolta dell'attività di Guido De Noci, il quale, dopo la mostra inaugurale, ancora in linea con i suoi iniziali interessi, annovera artisti quali Modigliani, De Chirico, Savini e Morandi. La Galleria Apollinare conclude la sua attività appunto nel 1980. Ecco, questo un po'. Ecco, di un'altra galleria vorrei parlare un po' diffusamente, sempre con un'intervista fatta a Schwarz, la Galleria Schwarz, che fu importantissima soprattutto perché ha portato avanti il surrealismo, surrealismo e con esso anche i surrealisti italiani, tra cui si annoveravano allora anche Sergio D'Angelo e in qualche misura anche Bai. Ecco, una cosa volevo leggervi. Quando feci la mostra di Max Ernst, dissero che era una cosa di carattere pornografico e Milano doveva vergognarsi di avere una mostra come Schwarz che faceva queste mostre oscene. Quindi, ovviamente, questo era un po' il clima di quell'epoca dove i gruppi e le gallerie facevano un'enorme fatica a portare avanti i loro artisti e l'innovazione dell'arte che in quel momento era in grande fermento. Perché dalla società cosiddetta no, civile, soprattutto milanese, e questa società non era ancora in grado di recepire queste nuove tendenze, queste nuove istanze artistiche. Ecco, ma io vorrei un po'. Allora, le gallerie a Milano che ho un po' identificato sono numerose, sono una trentina e ho fatto anche un lavoro su chi ha esposto, a chi è esposto in queste gallerie, incrociando i dati delle gallerie con gli artisti che le hanno frequentato e che hanno esposto. Allora, la Galleria del Naviglio in quegli anni ha esposto, almeno oltre a moltissimi altri, Bonalumi, Cagnone, Dova, più di una mostra, Fontana, Peverelli e eventualmente Marco, se vuoi far vedere qualcosa di Peverelli, dovresti averla. Ecco, Peverelli. Peverelli era considerato un grande maestro. Io parlavo con Sergio D'Angelo di Peverelli, che no, ovviamente non ho mai conosciuto, e mi diceva che Peverelli era per lui la persona che più l'aveva iniziato all'arte contemporanea italiana e da cui aveva preso moltissimo. Oggi è un po' dimenticato da un certo punto di vista, salvo ultimamente alla Casa Bosch de Stefani. Una grande mostra che è stata fatta su Peverelli, estremamente interessante, che lo ha un po' ritirato fuori. E Peverelli faceva anche gli insettoni, i grandi insetti. Peverelli ha avuto anche una grande influenza su Manzoni, che ha ripreso, non so se l'uno con l'altro o viceversa, comunque gli insetti che poi Manzoni aveva fatto in quegli anni. Poi ovviamente D'Angelo alla Galleria del Naviglio aveva esposto ben 3 volte Reggiani e Scheggi. Alla Galleria San Fedele D'Angelo 2 volte Chighine, Manzoni e Romagnoni. Di Romagnoni penso che Marco abbia qualcosa da far vedere. Ecco,
Ecco, Pepi Romagnoni. Romagnoni, che nella pittura era molto complesso, soprattutto come disegnatore era straordinario, come si può evincere anche da queste disegni che ora vi stiamo mostrando. Romagnoni ha avuto purtroppo una vita breve perché è morto in un incidente di pesca subacquea a Villa Semius, con una grande tragedia che ancora oggi Ceretti si porta dietro perché era il suo compagno di pesca all'epoca. Questo è una perdita che allora è stata molto importante perché era considerato forse più bravo di tutti in quel momento, soprattutto come disegnatore. Ma qui potrei andare avanti, ma non so se vedo alla galleria Milione, c'era Birolli, poi Cassinari, Chigine ha esposto per ben 4 volte, poi Dove una volta, poi c'era Morlotti. E poi Peverelli sempre 2 volte, D'Angelo e Reggiani, e così andando avanti. Ecco, la galleria, un breve excursus. La galleria del Naviglio è sorta nel 1946 per opera di Carlo Cardazzo. E negli anni e nel 63 il fratello Renato Cardazzo ha portato avanti la sua attività. Poi la galleria Marconi, beh, penso che la conosciamo tutti, tra l'altro anche là nella galleria Marconi. Fu fondata da Giorgio Marconi, che era un corniciaio appassionato d'arte, e poi piano piano, vedendo che poteva vendere i quadri anche attraverso la sua attività del corniciaio, ha iniziato ad aprire una piccola bottega sempre al primo piano. E la chiamava appunto bottega, e poi piano piano si è sviluppata portando avanti tutta una serie di artisti importantissimi, e ancora oggi ha un archivio enorme nei suoi cavò. Importantissima anche la Galleria Blu, fondata da Palazzoli, e soprattutto era indirizzata sulle avanguardie. Fondata nel 57, ha esposto Burri nel 58, Dubuffet, Fontana nel 64, nel 61 Apel, poi Gorky, Artun, Klein, Manzoni, Matta, nel 60 Vedova, e poi nel 58 Sutherland e Soldati e anche Ernest, Max Ernest, portato avanti peraltro anche da Schwarz, che conosceva benissimo Ernest. Poi c'era la galleria, uno studio della Galleria Apollinaire, abbiamo già parlato, che è stata fondata nel 54, la prima mostra con i monocromi di Klein fu fatta proprio nel 57 nella Galleria Apollinaire. Poi nel 60-63 ha portato avanti il Nouveau Realisme attraverso anche il critico Restany, poi Arman nel 68 porta avanti i primi sviluppi dell'arte abitabile dall'oggetto al fare. Una menzione particolare è lo studio Sant'Andrea di Inga Ping, che ora è scomparso anche lui, che ha portato soprattutto l'arte concettuale a Milano, l'arte concettuale genovese della scuola di Genova, e quindi ha portato anche avanti più recentemente gli artisti del nuovo futurismo.
tra cui anche l'Odola, che insomma, non per parlare bene o male, insomma, all'epoca con il nuovo futurismo era veramente un'avanguardia, poi dopo è entrato nel mercato in maniera un po' molto vistosa e che interessa un po' meno da un punto di vista culturale. Poi la Galleria del Milione, di cui abbiamo parlato, nel 30 un certo Pier Mario Maria Abbadi si trasferisce da Roma a Milano e insieme a Peppino Ghiringhelli apre la galleria di fronte a Brera. Apre anche una casa editrice, una libreria, la galleria e il Peppino Ghiringhelli si occupa delle edizioni, suo fratello soprattutto alla galleria, insieme a Persico, a Edoardo Petrucino, che è stato uno dei fondatori. Nel 1934 nasce l'astrattismo italiano con Bogliardi e quindi espone Bogliardi, Ghiringhelli, Reggiani, Fontana, Licini, Melotti, Munari, Radice, Soldati, Veronesi. Questa galleria fu distrutta dai bombardamenti e riapre in via Manzoni, poi in via Bigli. Poi nel 1949 inizia ad esporre Piccato, Uolz, Morlotti, Milani, Matta. Nel 50 Romiti, Aimone, Chichine, Ruggeri e anche Guttuso. Come scultori annovera tra le sue stradentuellanci quella di Martini, Fontana, Mirko, Minguzzi, Negri, Fabbri e poi tante altre mostre storiche. Ecco, non vorrei dimenticare la Galleria Pater che fece in via Brera, la prima mostra di Piero Manzoni, e poi è stata ripresa dalla moglie Bismara in via San Marco, oggi chiusa, dove peraltro era una cara amica e dove ho esposto anch'io. Ecco, tutte queste gallerie e molte altre, non voglio neppure dilungarmi troppo, hanno coagulato dei gruppi di artisti, che poi hanno fatto, a mio avviso, proprio la cosiddetta scuola di Milano, perché attraverso i gruppi, i collegamenti di questi gruppi tra di loro, hanno creato un humus, un substrato culturale vastissimo, di cui gli effetti si sentono ancora oggi. Stefano, Oh, perdonami se ti sì. interrompo un secondo, No, perché dimmi, ecco, dimmi. hai trattato il tema dei gruppi, che sicuramente è un tema molto importante, e chiederei un attimo a Marco un breve intervento su quelle che sono alcune categorie ermeneutiche con cui leggere la Scuola di Milano, perché comunque Marco con il Centro Studi Milano 900 e con le sue ricerche ha teorizzato alcuni, diciamo, pilastri, se così si può dire, uno dei quali è appunto quello che dicevi tu correttamente, quello dei gruppi, e chiederei un attimo a Marco di fare una breve sintesi almeno ecco, di quelli che sono i pilastri, i capisaldi sotto il profilo ermeneutico ed epistemologico delle categorie, insomma, della Scuola di Milano, in modo che comunque anche questo tema dei gruppi possa essere un po' concettualizzato in maniera coerente. Ecco, poi chiaramente poi Stefano ti ripassiamo. Certo. Grazie, ma intanto la Scuola di Milano è un termine che nasce appunto nell'ambito filosofico intorno alle figure di Piero Martinetti e Antonio Banfi nel 1924, più o meno viene fondata questa enclave che si pone in mezzo ai due, insomma, astri, no? Del momento, che sono Gentile, Giovanni Gentile, ovviamente, e Benedetto Croce. E in effetti costruisce una sua solida base che si presenta innanzitutto con un'attenzione all'ambito estetico e intorno a cui nasce
ci sono figure naturalmente come Dino Formaggio che attraversano sia l'ambito estetico sia quello che è appunto artistico, ma soprattutto influisce direttamente su alcune azioni artistiche o chiamiamoli movimenti, in questo senso come corrente, ad esempio, ecco, questa parentesi lunga di corrente, ad esempio, che vive appunto a Milano, il proprio momento di nascita, e poi viene portata avanti da artisti come Treccani, Bai, insomma, sono molti gli artisti intorno a Corrente, è uno dei tanti esiti collegati a quella che si intende la scuola di Milano filosofica, che è la prima che andiamo a conoscere dal punto di vista delle categorie storico-ermeneutiche. Ma quella che noi intendiamo come scuola di Milano in realtà è più ampia, nel senso più lato, come dire, della parola, che per oggi vorrebbe essere un'ipotesi di lavoro piuttosto, insomma, cerca una sua coerenza storica, soprattutto nella designazione delle sette categorie ermeneutiche, che sono appunto il secolo, il luogo, le generazioni artistiche che vivono in quel secolo, in quel luogo, e a seguire appunto i gruppi, l'artista, le poetiche, l'opera. Queste sono le sette soglie ermeneutiche. Ciascuna ha una sua appunto disciplina di riferimento, andando appunto velocemente la scuola di Milano, appunto il secolo è il XX, Milano è il luogo, la generazione di cui stiamo parlando è la prima generazione, quella praticamente non dei maestri che vengono intesi, insomma, futuristi, o la generazione appunto dei maestri che poi in qualche modo entrano, rompono la soglia del Novecento, trasferiscono tutto il portato secolare di una tradizione all'interno di questo nuovo secolo, come dire, militare, dove l'avanguardia nasce subito come parola, ecco, la parola cardine, no, per rompere appunto i meccanismi consolidati della bottega, e a questo punto appunto i maestri appartengono alla generazione zero, chiamiamola così. La prima generazione è quella appunto che richiama questi nomi: Paolo Schiavo Campo, Gianni Brusamolino, sono due tra gli amici che noi meglio conosciamo, scusate, Romagnoni, appunto Sordini, Del Pezzo, Lucio Del Pezzo, Cesare Peverelli, Guido Biasi, Sergio D'Angelo, tutte figure, Mario Raciti naturalmente, che hanno costituito questa scuola di Milano in questo senso più lato, più ampio, non collegate semplicemente alla dimensione, diciamo, filosofico-estetica, ma in un bacino, come dire, che è Milano, dove la prima generazione rappresenta una formula metodologica, cioè la formula che in qualche modo deve trasferire il portato dell'avanguardia, che rompe, come dire, con la grande tradizione precedente, ma insieme affacciarsi a un secolo che ha dinamiche impreviste e ineluttabili. Diciamo, la prima metà del secolo, come dire, dominata ancora dall'Astro di Parigi, la seconda metà ormai dall'America, diciamo, fondamentale, la Biennale del 64, quando ormai sbarcano a Venezia gli americani e poi cambia nel corso della storia, insomma, dell'arte. Ecco, questa prima generazione si imbatte proprio con questi due momenti di rottura, cioè si deve in gioventù, come dire, acclimatare con le grandi tradizioni, quella austriaca, quella mitteleuropea, diciamo più in senso più ampio, quella invece latina, parigina, e prima spagnola e poi parigina e francese, diciamo, ma parigina nella fattispecie, e poi nella seconda metà appunto del secolo si dovrà per forza scontrare con la potenza della narrazione storica, della narrazione artistica, insomma, degli americani. Ecco, qua siamo arrivati solo al terzo scalino. Il quarto scalino è quello, appunto la quarta soglia ermeneutica, chiamiamola, è proprio quella dei gruppi. E qua dobbiamo chiedere, come dire, un aiuto alla disciplina della sociologia dell'arte, alla disciplina manovrata, uno strumento molto duttile ma anche molto complesso, perché ci sono figure encomiabili, importantissime nel Novecento che dominano questa disciplina, ma spesso sono collegate a una precisa e determinata visione dell'arte.
il lavoro che sta facendo Stefano, di cui io lo ringrazio sentitamente, è con la sua galleria, che è un salotto, insomma, milanese, riconosciuto e conosciuto in ambito internazionale, è proprio quello di vagliare questa quarta soglia, cioè i gruppi. I gruppi non sono più, come dire, buoni e cattivi, quelli che ci piacciono, quelli che, ma proprio intorno a queste figure che sembrerebbero, se no, solitarie, come dire, al proprio timone, no? E con un viaggio di Ulisse, appunto, portato un'Odissea, come dire, che li porta, come Ulisse, appunto, di Joyce, in un viaggio al termine della notte. Invece, ecco, ricostruendone i gruppi, ad esempio Paolo Schiavocampo, che vediamo in questo momento, noi tra l'altro abbiamo fatto un bellissimo viaggio, ricordo, con Stefano in Sicilia, proprio in questa terra arcaica, è un viaggio quasi mitologico, insomma, portato da questo grande conoscitore della Sicilia, e appunto siciliano lui stesso, Paolo, ospiti di Antonio Presti, che io ancora ringrazio per questa meravigliosa esperienza che ci ha fatto fare, dove, insomma, io ho dei ricordi meravigliosi di questo viaggio. Non so se convieni con me, Stefano, quel viaggio meraviglioso che facciamo in Sicilia, appunto, con Paolo Schiavocampo. Ed è stata una bellissima operazione, tra l'altro, quella di Paolo, grazie anche alla lungimiranza e all'attenzione di questo mecenate che è appunto Antonio Presti, di rilettura della propria opera. Cioè lui ha fatto una specie di restauro, ma un restauro non filologico, non pedissequo a quella che è l'idea brandiana, piuttosto che di tante altre scuole, ma proprio in grazia di questa idea di una metodologia di lettura dialogica tra la propria opera e il proprio percorso nel tempo. Questa è un po', se vogliamo, una delle sintesi della scuola di Milano, della metodologia della scuola di Milano, cioè l'essere presente nel proprio tempo. Ecco, questa formula ha fatto sì che Paolo ritrovasse un'opera pensata ancora negli anni 60, poi costruita negli anni 80, e poi appunto Antonio Presti, il costruttore di questa idea meravigliosa in Sicilia che si chiama Fiumara d'arte, c'è cioè una serie di opere nel paesaggio, opere monumentali nel paesaggio che vanno a costituire questi punti focali all'interno del paesaggio siciliano, insomma si scopre una nuova Arcadia in questo modo. Ecco, queste opere, quest'opera in particolare, Paolo la legge come un dio, insomma questo Deus, all'interno del Naos, insomma di questo tempio che poi va a costruire in tardissima età, quando noi siamo andati appunto per l'inaugurazione di quella che adesso non vediamo, di questa cella intorno al Dio, esattamente così come è l'idea del tempio greco intorno appunto alla divinità. E quest'opera si intitola Una curva gettata alle spalle del tempo. È un'opera, tra l'altro, che ricorda e rappresenta anche una poesia che è del figlio di Paolo, Giovanni, e noi, ecco, spesso dimentichiamo questa attenzione così, così devo dire, proprio raffinata, di scambio, di dialogo tra le varie discipline, tra la letteratura in questo caso e la scultura, mentre ad esempio tutti riconoscono i sette palazzi celesti di Ansel Kiefer alla Bicocca, il quale pure è ritenuto un grande letterato e un grande scultore, e di lui sappiamo tutto. Ecco, di Schiavocampo secondo me conosciamo molto poco, e questo poco che si conosce è proprio anche dato dalla densità in cui bisogna calarsi, di idee, di creatività, di conoscenze, che appartiene a dei gruppi specifici, e all'interno di questi gruppi c'è come una specie di idea iniziatica, ecco, per spingersi all'interno. Il mercato naturalmente rimane impermeabile a queste logiche, perché sono troppo complicate, sono troppo, ecco, come dire, isolazioniste, per un senso di immediata ricerca, immediata spendibilità, ma in realtà sono la grande ricchezza della scuola di Milano, cioè tanti ambiti di ricerca, tanti gruppi, e ciascun gruppo si vede e gioca la propria partita con gli altri. È un grande girone, insomma, un grande girone che secondo me merita
merita attenzione, insomma, che merita la Serie A, ecco, dell'arte. Ecco, vi passo posso la parola, dire una parola su Paolo Schiavocampo, giusto una parola, perché Paolo Schiavocampo, che soprattutto è noto, diciamo, come scultore, ma di fatto era uno stupendo disegnatore, soprattutto negli anni 50, 60. Lui non faceva parte, anche perché il realismo esistenziale non era un gruppo organizzato, ma di fatto i suoi disegni del realismo esistenziale sono dei veri e propri capolavori. Quindi questo volevo dirlo, perché non è solamente uno scultore, ma anche un grande disegnatore, poco conosciuto come tale. Questo volevo aggiungere queste due parole di Paolo. Grazie, grazie Stefano. Tra l'altro noi avevamo in mente con Paolo ancora una grande mostra a Casa della Memoria, poi il Covid ci ha fermato, ma spero che riusciremo a metterla in pratica con l'iniziativa di molti, naturalmente. Comunque, di fatto facevo un po' gruppo con Beppe Romagnoni, di cui parlavo prima, con Ceretti, con Bodini, con Vaglieri, con Banchieri, con Ferroni, no, quindi con, e poi successivamente con Bardi, Aricò, Bellandi, eccetera, eccetera. E, tra l'altro, il realismo esistenziale fu detto tale da Valsecchi. Diede lui nome a questo gruppo, che non fu di fatto mai un gruppo, ma erano solamente degli amici che si frequentavano. Questo un po'. È esattamente questo che volevamo dire, cioè è sfuggita alle categorie, alle maglie delle categorie storiche critiche, laddove però iniziamo a parlare in termini di sociologia, come dire, non possiamo evitare di pensare che fosse certo un gruppo coeso come interessi, come appunto scambio intellettuale e quant'altro. Questo è sicuramente la grande ricchezza appunto di una scuola di Milano intesa in questo senso, appunto in termini certo, di certo. scambio e di costante, ecco, trasporto. Simone, non so se tu vuoi dire qualcosa in questo senso, hai conosciuto anche tu Paolo, hai avuto occasione di conoscerlo brevemente. Certo, no, io ho avuto occasione di conoscerlo brevemente e sicuramente ho avuto modo di apprezzarlo chiaramente nella sua veste di scultore, in cui comunque è stato sicuramente un maestro riconosciuto sia per queste opere monumentali che ha realizzato, che chiaramente per altre opere che comunque sono custodite in importanti collezioni pubbliche e private. Ecco, io mi ricollego alla riflessione ermeneutica di Marco, perché chiaramente quella, secondo me, è una chiave di lettura molto coerente per poter in qualche maniera teorizzare sia il percorso di artisti che comunque hanno operato in un territorio definito, chiaramente magari non esclusivamente nel loro percorso artistico, chiaramente anche nel territorio milanese, sia come artisti che come comunque magari anche aderenti a gruppi, movimenti e quant'altro. E Paolo sicuramente, pur di origine siciliana, ha avuto un ruolo importante. Ecco, il suo percorso milanese è stato sicuramente un percorso molto, molto importante nel suo cammino artistico, e sicuramente anche le interconnessioni che ci sono stati con i gruppi, come ci ricordava prima anche Stefano, sicuramente hanno influito sulla sua opera. A me, ecco, questa opera bellissima di Paolo Schiavocampo ricorda I Traperari di Gianni Brusamorino, per dire, quindi come anche quella legata chiaramente a una dimensione arcaica, quindi un recuperare no, anche una tradizione legata a un'arte dei Trapezoforos, quindi comunque un qualcosa di chiaramente ancestrale. E questa chiave di lettura così importante che alcuni artisti hanno saputo dare della scuola di Milano, legata al recupero da un lato di una tradizione che viene da lontano, quindi una dimensione del sacro scollegata
da una dimensione riferita ad una particolare religiosità, ma legata al tema del sacro in sé, quindi comunque a un'idea di trascendente, a un'idea di un'arte in grado di far andare l'uomo oltre i confini della propria esistenza, quindi traguardare l'uomo in una dimensione metafisica. E Brusamonini è stato in grado di fare questo tipo di percorso anche grazie alla sua lettura del bosone di Higgs, quindi tutto il tema della energenesi, l'opera che vediamo in questa slide nella immagine di destra. È stata una grande riflessione del maestro Gianni Brusamolino, legata proprio ai primordi, quindi alla particella di Dio, cosiddetta particella di Dio, che lui ha diciamo, descritto in maniera plastica, sia in questi disegni preparatori, di cui questa appunto opera è un testimone, che in altre opere comunque diciamo di grandi dimensioni, che sono stati in grado di ecco, tradurre in maniera plastica quello che è praticamente invisibile all'uomo, quindi con una particella così piccola, ecco, studiata al CERN, studiata comunque in grandi no, laboratori conosciuti, ecco, a livello internazionale. Ecco, lui è stato il primo vero artista in grado di tradurre un'idea come quella della particella di Dio in maniera plastica, quindi capire come è stato importante anche il ruolo di un singolo artista, appunto recentemente scomparso, a una riflessione come quella della metafisica nell'epoca contemporanea, in cui comunque il senso del sacro, il senso del trascendente, non dico che si sia perso, perché è un qualcosa anche scorretto, ma sicuramente si sia sfumato rispetto a quello che era comunque una visione più legata a una dimensione tradizionale, fa capire anche la profondità di pensiero e di ricerca che c'è negli artisti e che non viene capito, non viene compreso a fondo se non si è in grado di dare una lettura con le corrette categorie ermeneutiche ed epistemologiche. Ecco, io volevo chiudere questa mia breve digressione per poi ripassare, ecco, la parola a Stefano, che ecco, lo abbiamo lasciato con la riflessione sui gruppi. Diciamo proprio questo, che la contaminazione che gli artisti sono in grado di dare l'uno all'altro nel passaggio di idee, nel passaggio anche di una riflessione approfondita, è un arricchimento reciproco, quindi nessuno può in qualche maniera isolarsi e chiudersi in una turris suburnea e produrre, se non è in grado di chiaramente cogliere alcuni spunti, chiaramente poi darli a visitare in una chiave chiaramente autonoma, originale e personale. Questo è scontato, quindi non si parla chiaramente ecco, di artisti che debbono in qualche maniera ispirarsi o copiare, ma avere comunque altri artisti che sono anche, in quel caso anche amici, perché comunque Schiavocampo per Gianni è stato sicuramente amico, Gianni Gino Mascarelli per Gianni è stato comunque un amico, quindi sono persone comunque che Sante Battaglia comunque è stato un punto di riferimento per tanti artisti di generazioni successive. Ecco, poter in qualche maniera avere un collegamento a un gruppo di riferimento sicuramente è un arricchimento, perché sicuramente non è una semplice sommatoria di idee, ma è un effetto moltiplicatore di una creatività, e questi che sono stati dei protagonisti lo sono stati anche grazie al contributo e allo scambio di idee che hanno potuto proficuamente scambiarsi l'uno con l'altro. E con questo, ecco, Stefano, ti ripasserei la parola dove ti avevamo lasciato alcuni minuti fa. Volevo aggiungere qualcosa. Brusamolino era amico sì di Schiavocampo, ma anche di Carlo Mangeroni, anche lui scomparso recentemente. Loro vivevano appunto non come gruppo, ma come amicizia. In particolare potevano condividere anche per certi periodi lo studio insieme, quindi era un legame
tra artista e artista, magari con idee differenti, con strade che percorrono in maniera differente, ma che in qualche misura comunque si influenzano l'un con gli altri attraverso lo spirito dell'amicizia. Questo è abbastanza, l'ho riscontrato molte volte in questo periodo, che questi artisti alla fine si conoscevano tutti, facevano gruppo, con il gruppo magari erano più amici di altri, ma alla fine si conoscevano tutti, cosa che oggi non succede in termini generali. Ecco, mi pare del realismo esistenziale abbia detto qualcosa, volevo dire qualcosa del gruppo T, che è un gruppo che è stato fondato nel 59 da Anceschi, Buriani, Gianni Colombo, De Vecchi, e nel gennaio 60 alla Galleria Pathé, che ho nominato prima, hanno organizzato il Miorama, la prima manifestazione del gruppo T. Successivamente fecero delle mostre, per esempio allora l'Olivetti era diciamo un'azienda molto importante anche da un punto di vista culturale, e nel negozio Olivetti nel 62 fece una mostra insieme anche a Mari e al gruppo N proveniente appunto da Olivetti, su iniziativa di Munari, e c'era anche un testo bellissimo che ho potuto leggere, anche di Umberto Eco, che è sempre stato vicino anche all'arte. Poi c'era il gruppo MAC, che voleva dare impulso all'arte non figurativa, e il MAC esordì con una mostra collettiva tenuta alla Libreria Salto di Milano alla fine degli anni 40, nel 48 in particolare, presentato da Marchiori. Gli artisti sono Soldati, Dorfles, Munari, Monet, Garau, che è un grande colorista, Sottosass, anche come architetto. E qua iniziano anche, volevo accennare successivamente, quello che ha avuto l'influenza, l'arte visiva, nei confronti di tutte le altre arti, musica, architettura, design, eccetera, eccetera. È un movimento che poi andò avanti, il MAC, entrarono nel movimento anche Franchini, Bertini, Nigro, Pantaleoni, Mazzon, Veronesi, e poi presero anche una diramazione di Napoli, che veniva da Napoli, dalla Liguria, Sturla, che anche lui recentemente è scomparso, dal Lazio, Cardi, Dorazio e Perilli. Ecco, quindi questo è un altro discorso. Ma quello che ci tenevo molto, perché, e poi ve lo dico perché io sono stato, devo dire, un grande amico e frequentatore di Sergio D'Angelo, e quindi del movimento nucleare. Movimento nucleare che nasce a Milano nel 50, e organizzarono una mostra proprio al San Fedele, pittura nucleare, con Enrico Bai, D'Angelo e altri. Nel febbraio del 52 il gruppo divenne internazionale, perché D'Angelo fece valere le sue frequentazioni a Bruxelles, e in occasione della mostra Galleria Apollo, Bai e D'Angelo fondarono ufficialmente il movimento e pubblicarono il manifesto. Al movimento si aggiungono Gio Colombo, Leonardo Mariani, Antonio Puglié, Enrico Preda, che è molto sconosciuto, ma fu un grande ceramista, che
fece interventi pubblici, soprattutto grandi piscine, grandi facciate in tutto il mondo. Poi Soldini e Angelo Verga. In Soldini che poi fece parte del gruppo del Cenobio, c'è anche una slide che Marco magari ci farà vedere. Qua è un gruppo che riuscì anche a catalizzare delle forze artistiche non solo milanesi, ma anche napoletane. Da Napoli fece un gemellaggio con il movimento nucleare anche Biasi, Palumbo, Persico e Del Pezzo, che poi la maggior parte di questi operarono a Milano. Lucio Del Pezzo, anche lui è scomparso recentemente ed era un caro amico. Furono vicini anche al movimento nucleare, sempre nel rapporto internazionale che il movimento nucleare seppe creare anche con Armand, Klein, Asper John soprattutto per la liaison che ci fu molto importante ad Albisola, dove già operava il Fontana, Manzoni, dove anche D'Angelo operò per lunghi anni, tanto che ad Albisola ci sono varie opere di D'Angelo diciamo, in open air, nel pubblico. E dove tra l'altro recentemente, cioè fra poco, ci sarà una grande mostra di Sergio D'Angelo organizzata dal comune di Albisola che gli ha dato la cittadinanza onoraria prima che morisse e non dopo, per fortuna. Un altro gruppo degno di nota fu il gruppo del Cenobio che fondato nel 62 da Agostino Ferrari, Ugo La Pietra, Sordini, Verga, Vermi e dal poeta Alberto Lucia. Il gruppo prende nome dalla Galleria Cenobio di Milano, gruppo del Cenobio, dove vennero tenute diverse mostre nel 1962. Altre mostre vengono fatte anche del Cenobio alla Galleria Indice di Milano e fu un po' contrapposta all'arte oggettuale della pop art e dell'arte cinetica come tipo di attività. Ecco. Un altro, per me, dei gruppi, avrei anche così finito, da un certo, non è finito perché se ne può parlare per ore e ore. Comunque, un altro argomento che volevo toccare è che a Milano, oltre alle gallerie, oltre agli artisti che facevano gruppo, oltre ai bar frequentati, ovviamente inutile ripetere dal Giamaica ai ristoranti intorno a Brera, a Milano negli anni 50 si forma una grande generazione di collezionisti che farà la storia di molte grandi istituzioni milanesi. Oltre ai grandi collezionisti, di cui poi ne dirò qualche nome, in effetti sono pochi, anche allora c'era il vezzo da parte di collezionisti, soprattutto tra i professionisti, avvocati, notai, medici, di riunirsi tra di loro scegliendo degli artisti e portando avanti con gli acquisti questi artisti stessi, con una liaison tra le gallerie, gli artisti e il collezionismo. Ma quello che fece effettivamente la storia anche di Milano, e quindi sono questi grandi collezionisti, nel dopoguerra c'era un clima di ricostruzione post-bellica, c'erano delle rovine. Io sono venuto a Milano molto giovane, mi ricordo ancora alcune zone bombardate dove c'erano le macerie, no? Cumuli di macerie.
In quel momento tre personalità che sono Juncker, Jesi e Mattioni, esponenti della grande borghesia milanese, entrano nel collezionismo frequentando la galleria e gli artisti. Mattioni si specializza nel futurismo italiano, Jesi e Juncker sia nell'arte contemporanea sia nell'arte di recupero tipo Morandi e De Chirico. Tutti si interessano di avanguardie e della scena artistica internazionale. Il più internazionale di tutti è il caso relativo alla Panza di Biuma, che dal 55 in poi crea la sua collezione strepitosa di 2500 opere che tutti penso conosciamo, di arte informale, espressionismo astratto, pop art, millenialismo, arte concettuale, eccetera, eccetera. Guido Renoci con la Galleria Apollinaire che prima vedevamo è stato uno dei galleristi milanesi che più era legato a questi collezionisti e che ha aiutato gli stessi a portare avanti l'arte. Poi c'è il caso del Boschi De Stefani. Boschi De Stefani, che conosco molto bene, è una delle più importanti collezioni aperte al pubblico di Milano e ha ormai del comune di Milano, perché la collezione è stata donata al comune, la quale ha attinto alla collezione Boschi di Stefani, nutrendo gran parte della Galleria d'Arte Moderna, dell'arte contemporanea in Piazza del Duomo. Quindi questo è un altro punto importante, perché senza il collezionismo l'arte, insomma, fatica a vivere. Oggi è tutto diverso, il collezionismo c'è, ma è un collezionismo di interesse economico, dove la fanno per la maggiore le aste, dove spuntano i prezzi molto alti, persone imposte dal mercato e non dalla cultura, e dove artisti di grande valore, come quelli nominati, trovano uno spazio economico relativamente molto modesto rispetto al valore intrinseco culturale che hanno. Come sai, Stefano, non, scusa se ne approfitto, No, no, approfittami. perché la pensiamo esattamente in maniera sinergica e speriamo che così, raccontando un po' queste storie che poi sono meravigliose, entrando un po' nel vivo, e anzi ti chiedo in questa seconda parte di raccontare un po' la tua esperienza che è unica a contatto proprio queste cene che hai fatto con questi amici Certo, certo, certo. Bellissima. Ecco, faccio solo una menzione di una bellissima mostra che c'è in questo momento in corso alla Fondazione alla FAI presso Villa Necchi Campiglio a Milano, che è la mostra su Adriano Pallini, sottotitolo Una collezione di famiglia. Anche lui è stato un grande sarto della prima metà, appunto, del Novecento, che ha acquisito opere estremamente importanti oggi prestate appunto al Museo del Novecento, per esempio, e così a molte realtà istituzionali in Italia e Esatto. all'estero. È una collezione che merita attenzione. Milano ha mosso il privato e il pubblico ne ha approfittato successivamente per acquisire collezioni. Cioè, è una cosa, insomma, no? E continua ancora perché il pubblico fa poco o niente per quanto riguarda l'arte contemporanea oggi Ah, a Milano la ancora tempora meno. puro, sì. Diciamo, Marco, volevo sentito dire una dire queste cosa. cose qua, no? Per un po' di, non di polemica, ma come stimolo, che facciano di più e facciano un po' meglio, perché certe sculture che hanno messo, per esempio, in Largo Richini, è meglio non, io la chiamo l'innominata, perché è una roba da urlare vendetta, insomma, no?
Non so se avete presente la Hawk, la grande Margherita Hawk. Sì, eh? Sì, sì, abbiamo, abbiamo. Certamente. No, dicevi, ecco, Alessandro, no, scusa. Volevo chiedere una cosa a te, una cosa a Simone, questa. Io, sì, una parte della mia vita, inizialmente, quando ho cominciato a insegnare all'università, nell'ambito della cattedra di sociologia del lavoro, il professor De Masi, ci capitò di studiare dei gruppi di ricerca, dei gruppi innovativi, non soltanto di ricerca. Studiamo Vienna, studiamo la scuola di Francoforte, a me toccò per esempio studiare Bloomsbury, Virginia Woolf, Lito Strachey, che ne so, Bertrand Russell, John Maynard Keynes, questo gruppo qui. La caratteristica del gruppo di Bloomsbury era quello di essere totalmente destrutturato, senza struttura. Mi è sembrato di capire, almeno sentendo i vostri discorsi, che questo gruppo di Milano avesse anche questo gruppo una connotazione tipica, che come se io potessi dire un gruppo senza paradigma centrale, in cui ognuno aveva una sua identità, una sua cultura, ma mentre tutti gli altri erano legati almeno da un paradigma, che il recupero di questo, l'assenza della struttura, la scuola logico-filosofica di Francoforte e così via, questo gruppo, non so se è corretto quello che sto dicendo, è una domanda la mia, mi sembra un gruppo senza un paradigma centrale unifica, quasi un network a morfologia variabile, così. Un network con tanti poli che si mettono assieme ma che si possono estendere e allargare di volta in funzione dei lavori che si fanno. Non so se questa immagine è corretta. Interessantissima, guarda, questa domanda mi permette francamente una risposta un po' articolata, spero di essere, di averla colta, però allora, sicuramente così, cioè la scuola di Milano è una scuola fatta di tanti, così come la intendiamo adesso, come questa ipotesi di lavoro vorrebbe presentare, è un metagruppo, cioè un insieme di tanti gruppi, una compagine armata, diciamo, perché è armata dell'avanguardia, diciamo, del futurismo, che così a Milano aveva trovato sede, si era nutrita, no, dell'idea, della grande visione di Marinetti anche, e non si può dire che sia appunto una scuola in senso accademico o di bottega, ma è una scuola, se vogliamo, in senso più ampio, proprio perché c'è un'idea metodologica di che cosa? Di affrontare il proprio tempo, cioè le sfide del proprio tempo. Non si è mai al di fuori, addirittura Testori, che ha tentato un'incursione teorica potentissima, ricordiamolo dalle pagine del Corriere della Sera, Milano, mi ricordava Carli, quando lui arrivò a Milano, non era una città, cioè la cultura milanese era giornalismo, era dettata dalle pagine dei giornali, non c'era una cultura istituzionale come c'era a Roma o una cultura accademica come c'era a Bologna o Firenze, la cultura viveva delle pagine dei giornali e da lì si scriveva, si arrivava insomma a un dibattito, si decidevano un po' le logiche del sistema. Quando arriva Testori al Corriere, così mi ricordavo, beh, insomma, lui tenta una specie di, come dire, di tragitto all'interno dell'arte, appunto dell'arte milanese contemporanea, riportando una specie, una sorta di classicità, insomma voleva riportare, e in qualche modo rispondendo alla transavanguardia di Bonito Oliva, no, che invece aveva sede napoletana, romana e napoletana di base, no, questo polo, ecco, romano-napoletano, che poi si insedia a Venezia e da lì poi nel mondo, eccetera. Ecco, la portata di Testori era un po' questa, la volontà. E getta il sasso in questo lago e rimbalza subito, nel senso che non penetra, non fa neanche un'ondicina, rimane lì, fermo, impassibile, perché Milano questa, diciamo, idea dettata dall'alto, quasi gerarchica, non la coglie perché sono i mille sistemi degli studi artistici milanesi, che sono delle fucine, sono delle vere fucine, sono dei luoghi di scambio, sono dei luoghi permeati da una cultura anche industriale, no? Della bottega, ma non la bottega, come dire, fiorentina, ma la bottega che è quella milanese, cioè il luogo di scambio del mercato, potremmo dirlo in termini simmeliani, del commercio, ma il commercio delle idee,
se si vuole, no? Nobilitando la parola commercio in questo senso. Ecco, forse questo, e poi c'è dentro naturalmente l'industria, c'è dentro il design, c'è dietro, non si può dimenticare la moda, cioè Milano ha tutte queste forme di contingenze e dietro ha un grande padre fondatore di questa scuola come embrionalmente, come pensiero, che è ancora Leonardo da Vinci. Cioè l'idea leonardesca a Milano è maturata via più fino ad arrivare al Novecento e mantiene la sua potenza, vitalità, voglio dire. Ecco, questa formula secondo me è una formula per cui la scuola di Milano va considerata come una idea generazionale di una certa generazione che poi evolve per generazione, appunto non si ferma alla sua generazione e va oltre il gruppo, al metagruppo, insomma, è una forma anche piuttosto innovativa e piuttosto coerente, tanto che Milano viene ancora vista come una grande, cioè seppure, come dire, istituzionalmente si è scelto e si è deciso che il Palazzo Reale, che pure ha dato, voglio dire, i Natali a Picasso in Italia e a Caravaggio riscoperto dopo 5 secoli, no? Con la mostra del 51, il Palazzo Reale a Milano diventa un grande palcoscenico, diciamo, come dire, di offerta culturale e anche di una certa teoria, di proposte innovative molto forti che hanno avuto un certo peso e che sono state, diciamo, accolte dallo establishment, e poi si è trasferita nei palazzi. Il problema vero di Milano è che quel vecchio detto fuori per cui uno, scusate, dentro per padrone, questo è il detto milanese, cioè l'uomo per la strada. Il palazzo milanese è un palazzo introverso, introflesso, e beh, si sposta poi nei vari gangli della Lombardia, così come il Duca aveva insegnato ad essere la sua terra, cioè Milano semplicemente una soglia, una prima soglia delle 7 porte magiche, come dire, del regno di Gerusalemme, no? E quindi a questo punto, ecco, l'altra porta è Varese. Ad esempio Varese è la porta che poi dialoga, cioè la Villa Panza, la Fondazione Villa Panza, per intenderci, che poi dialoga direttamente con l'America in maniera estremamente forte, tant'è che da lì, insomma, si struttura una fondazione come il FAI, che oggi è uno dei pochi enti, diciamo, che ha una copertura internazionale italiana, delle poche fondazioni italiane che ha una copertura internazionale, ecco, e che dialoga quasi alla pari, almeno a livello nazionale, con istituti come l'UNESCO, eccetera. E questo è grazie alla visione di una personalità come appunto il conte Panza di Biumo, il quale a suo tempo ha avuto un grande dialogo con Flavio Caroli per questa dimensione, insomma, di lettura dell'arte americana. Poi ne parleremo, insomma. Ma poi volevo chiedere una cosa a Simone rapidamente, senza occupare troppo spazio per questa, ma a me devo dire la verità, questi, almeno per le immagini che ho visto questa sera e per la matrice originaria futurista in qualche modo, superata da 850 miliardi di sperimentazioni, l'elemento della trascendenza non mi compare. Tra l'altro non mi compare nemmeno nella scuola filosofica di Milano che ha dato origine, come tu hai detto Marco, inizialmente a questo filone. Forse la trascendenza si trova soltanto nel bosone Higgs, ma il bosone Higgs nel momento in cui viene scoperto non è più trascendente, perché è un fatto fenomenologico, concreto, esistente. No? Quindi non trascende nulla. A me pare questo, che questa scuola, almeno, ripeto, la mia è sempre un'impressione da esterno e poco professionale, poco esperto, diciamo. Però a me pare questo, che questa scuola, proprio per la sua matrice originaria, quasi futurista, come si vede nella scrittura qui, ha un elemento di superamento, certamente, di esistenzialismo fortissimo, ma di trascendenza, io non lo so come facciamo, come si veda, forse io non l'ho colto bene. E quindi chiedo a Simone se di spiegarmelo meglio, ecco, io non l'ho capito. Certo, ma guarda, secondo appunto questa che è una chiaramente un'ipotesi di lavoro, diciamo che comunque si può dare come padre, diciamo, nobile della scuola di Milano lo stesso Giovanni di Milano, quindi entriamo nel XIV secolo, il Giottino, quindi diciamo
E lì chiaramente tutto un altro tipo di contesto, che quantomeno come tipo di origine e come tipo di chiaramente chiave di lettura, e lì chiaramente il tema del sacro è un tema molto più presente. Nell'immagine che abbiamo, a parte quella insomma del bosone di Higgs, l'immagine precedente che era stata mostrata, se Marco poteva andare indietro, quella diciamo. Questa qua di Ettore Sordini, una delle opere si chiama Tracce dell'anima. Chiaramente questa è un quadro iperrealista, e quindi è chiaro in quest'opera, chiaramente quella di sinistra, ma anche l'altra comunque rientra nella stessa poetica. È chiaro che andare a vedere in queste tracce dell'anima un messaggio di trascendenza chiaramente richiede chiaramente una partecipazione attiva da parte anche dello spettatore, che deve in qualche maniera calarsi nella chiave di lettura dell'artista. Ovviamente parliamo di una trascendenza che può essere tranquillamente anche laica, quindi non deve essere chi ha inteso il sacro in una dimensione religiosa No, ma io non legata alla sua intendevo religione. religiosa, non No, intendevo no, quindi religiosa. c'è una trascendenza nel senso di riuscire a trascendere la materia. In questo caso Ettore Sordini è un artista che lega la sua comunque diciamo opera anche in maniera molto chiara a una dimensione materica, e con la sua dimensione di segno in queste tracce dell'anima, che comunque ecco, rimandano in qualche maniera a un qualcosa che va oltre. Poi è chiaro che tutto questo si inserisce in un contesto chiaramente contemporaneo e in una cultura comunque legata anche a un tema in cui il relativismo è una matrice esistenziale, prima ancora che culturale e spirituale, molto presente. Quindi chiaramente gli artisti, non solo della Scuola di Milano, ma tutta l'arte contemporanea, si confronta, se non in alcuni casi si scontra, anche con una dimensione relativistica, in cui comunque tutta una serie di paradigmi in qualche maniera debbono essere riletti e in qualche maniera reinterpretati. Io aggiungerei semplicemente che, se andiamo oggi al tema del digitale, chiaramente non abbiamo trattato questa tematica nel webinar di oggi, ma se andiamo andare a guardare tutto il tema dell'arte digitale, lì si pongono tutta una serie di domande. Dove finisce diciamo la dimensione dell'uomo, dove inizia quella della macchina, dove l'uomo e la macchina collaborano, dove la macchina sovrasta l'uomo e viceversa. Quindi viviamo in un'epoca in cui anche la stessa comunicazione e la stessa società si interrogano su qual è il rapporto tra l'uomo e la tecnologia. Io ricorderei semplicemente che finché ci confrontiamo con artisti di quella che è la prima generazione, quindi quelli della Scuola di Milano, diciamo di quelli che sono appunto recentemente scomparsi o comunque sono oltre novantenni, che comunque hanno operato con dei medium che fondamentalmente erano gli stessi carta tela del XIV secolo. Quindi voglio dire, cioè, i primissimi artisti, diciamo che di quelli che sono della cosiddetta prima generazione, si sono confrontati per buona parte della loro chiaramente esperienza artistica con dei medium come quella appunto carta e tela, che erano gli stessi che si utilizzavano parecchi secoli prima. Poi è chiaro che ovviamente le generazioni successive che si sono confrontate con la fotografia, e quelle ancora successive che si sono confrontate con i nuovi medium e con il digitale, ovviamente hanno cambiato paradigma, hanno cambiato chiaramente tutta una serie di modalità espressive e tutta una serie di chiaramente di linguaggi per adeguarsi chiaramente a una contemporaneità che comunque va avanti, e l'arte ha questa capacità di in qualche maniera anticipare i tempi e in qualche maniera precederli, e con un linguaggio che è sempre in grado di in qualche maniera parlare al cuore ecco, dell'uomo, e in qualche maniera lasciare
messaggio forte. Quindi non so se Alessandro sono stato in grado, seppur sinteticamente, di rispondere alla tua domanda. Però No, sì, ecco, benissimo, ho capito. però il tema è questo, che la prima generazione, quella degli anni, degli artisti nati negli anni 30, ancora era legata fortemente, sia da un punto di vista epistemologico che da un punto di vista proprio di medium, a una tradizione molto più antica. Poi, nel giro di pochi decenni, ovviamente questa dimensione cambia in maniera significativa, e oggi credo che gli artisti stessi debbano in qualche maniera interrogarsi su quello che è il proprio ruolo, soprattutto in relazione al progresso tecnologico e alla società della comunicazione, che, come tu stesso, Alessandro, hai teorizzato, chiaramente cambia completamente il paradigma di lettura sotto tutti gli ambiti e settori, e l'arte chiaramente è uno degli ambiti più chiaramente impattati ecco, dalla società della comunicazione, perché è essa stessa mezzo e strumento di comunicazione. Posso? Allora, per quanto riguarda la spiritualità, vorrei fare un confronto tra Mario Racitti, visto che hai messo il Volpini, e che sono due modi estremamente diversi di fare arte. Perché Mario Racitti è legato ancora allo spirito, all'essenza della spiritualità e della trascendenza. È abbastanza evidente dai suoi quadri, che peraltro conosco abbastanza bene. Mentre Volpini, e soprattutto negli ultimi tempi, era molto legato al materiale moderno, al plexiglass, a un certo tipo di colore, a un certo tipo di espressione. Questo è un. Più contemporaneo, diciamo, rispetto ovviamente al discorso di Mario Racitti. Non so se siete d'accordo. Posso? Sì, cioè, non solo sono d'accordo, ma addirittura ti sono grato per questo affondo su Volpini, perché Volpini, oltre che artista, era stampatore, come tu pensai, addirittura è stato il maestro di Piglio, Giorgio Piglio, insomma, si sa. Ecco, e la cosa interessantissima è che, insomma, come diceva poco fa Simone, appunto, insomma, lo spartiacque 1936, Walter Benjamin, insomma, specifica, chiarisce che ormai siamo entrati nell'epoca della riproducibilità tecnica dell'opera d'arte, no? E quindi da questo momento in poi, gli spiega, cioè con la fotografia, eccetera, non si torna più indietro. No, nel senso che il medium è una delle tante componenti che l'artista deve gestire, ma oltre al fatto della prolificità di questo medium, cioè di questo medium che in realtà può, appunto, come i gremlin, no? A mezzanotte, a un certo punto, con l'acqua, con tante altre forme, no? Di materiale, si moltiplica senza più il controllo dell'artista. Spesso. Ecco, Volpini ha fatto un grande lavoro su questa moltiplicazione, sulla serialità, sulle stampe. Ogni stampa aveva un certo lavoro e addirittura, secondo noi, è un ottimo, insomma, per quanto riguarda almeno il Centro Studi Milano Novecento, è un bacino, un tavolo, uno stabulatorio proprio, è un bacino di esame meraviglioso, di materiali meravigliosi, perché Volpini a un certo punto da artista segue gli altri artisti nel comporre queste opere, che hanno il grosso problema del non controllo, come dire, da parte dell'artista. Da un certo punto in poi, no, la seconda, la terza, la quarta, la quinta stampa, eccetera, eccetera, è come dire, una forma di estensione, no, dell'idea creativa originaria. E tutto questo fa sì che, insomma, il primo ragionamento che corre a Volpini è come si torna, qual è l'aura artis, cioè l'origine dell'opera d'arte, e come si torna a quell'origine dall'ultima stampa fatta, dalla millesima stampa idealmente fatta o dalla infinitesima stampa realizzata. Si può ancora riprodurre, ritornare all'idea originaria? Ecco, nel non perdere questa adesione all'idea originaria sta il grande lavoro di Volpini, il grande lavoro della stampa d'arte del Novecento milanese, e anche quello fa parte della scuola di Milano.
come questa attrezzatura intellettuale viene, come dire, di volta in volta passata a nomi. Adesso io dico, ve ne cito solo qualcuno che mi è stato ricordato, ad esempio, dalla moglie di Renato, Paola Perusco, che ricordo anche lei, grande, grande artista e grande collaboratrice, insomma, di questo vero viaggio, insomma, all'interno del Novecento. E i nomi sono, ad esempio, Giacometti, Capograssi, Migneco, Dova, chi più ne mette, Treccani, Del Pezzo, Adami, Guttuso, Sassu, Vasarely, Warhol, Nespolo, Tadini, chi più ne ha più, D'Orazio, Rotella, Scalavino, naturalmente, che prima non abbiamo citato, ma insomma è uno dei grandi nomi che intorno, ad esempio, a Calice Ligure, no? Cacella, Pomodoro, Pozzati, Capello, Cavaliere, Crepax, Munari, andiamo anche direttamente nel discorso della grafica, così come dell'illustrazione, così come del design, Boetti, Ceroli, Crippa, Burri, eccetera, Grazia Varisco, che non ricordiamo mai abbastanza, Gio Pomodoro, naturalmente Fabbro, Rotella, Mendini, Azuma, Alviani. E da qua, insomma, D'Angelo lo stesso, Lam, eccetera. E qua solo per dire quanti e con quali spiriti, evidentemente complessi, che non appartenevano né a un unico gruppo né a un'unica generazione, però Renato Volpini si è confrontato ed è diventato un collaboratore costante, continuo, insomma, di quella creazione artistica. Quindi, ecco, ci dobbiamo anche confrontare con questa nuova fucina di idee, che diventa anche immediatamente un portato immediato che la scuola di Milano fa suo. Cioè, io credo che un domani la stampa, o meglio, le stampe uscite da una stamperia come quella di Volpini o quella di Opiglio, saranno ben diverse dalle migliaia e migliaia di stampe uscite, non so, dalle stamperie, dico io, indiane, piuttosto che dove si fanno oggi le stampe d'arte, che non hanno evidentemente quel dialogo e quella possibilità auratica di ricostruire il pensiero, l'intenzionalità artistica appunto dell'artista stesso. Grazie, grazie Marco. Io ti vorrei chiedere soltanto in conclusione, ecco, una piccola riflessione su Xante Battaglia, su quello che secondo, ma anche a Stefano, se ecco, credo che abbia avuto modo di conoscerlo, quello che ecco, secondo voi è stato ecco, il suo apporto sia chiaramente come docente a Brera, che proprio come artista che comunque ha operato per molti anni a Milano. Quindi ecco, un'ultima slide per chiedervi ecco, sia Stefano che Marco ecco, Sì. una suggestione. Xante Battaglia, sì, l'ho conosciuto tanti anni fa. Tra l'altro l'ho conosciuto a Santa Margherita Ligure. Lui viveva in barca, con una giovane moglie che gli aveva appena dato un bambino piccolo, un bambino, ed era un personaggio molto, molto particolare sui generis, a me peraltro molto simpatico. Le sue opere le conoscevo perché c'erano gli anni 70, soprattutto, parte degli anni 80, Xante Battaglia c'era un po' dappertutto. Quindi le sue opere, il suo lavoro era conosciutissimo, insomma, no? Come tipo di. Era un tipo di figurativo molto libero, molto, molto libero e molto istantaneo da un certo punto di vista. Non era una pittura mai molto meditata, ma era una pittura che sgorgava dalla sua mano in maniera estremamente libera. Quindi questo posso dire Xante Battaglia. L'ho visto anche recentemente, gli ho ricordato quel periodo, eravamo alla Fabbrica del Vapore. Abbiamo fatto due chiacchiere, l'ho trovato che stava molto bene e basta, insomma, questo è il mio rapporto con Xante Battaglia.
Grazie Stefano di questo. Figurati, Io invece l'ho conosciuto, per quanto posso dire, attraverso un amico, un storico dell'arte, e appunto mi dice, a un certo punto devi conoscere anche questa parte di Milano, perché lui si era trasferito in quel momento in Calabria, era tornato appunto a Gioia Tauro, e insomma a un certo punto chiedo anche a Flavio, caro il mio maestro, dico, ma tu di Sante sai? Dice, no, no, Sante è uno su cui vale la pena ragionare, e vale la pena, insomma, interessarsi, ecco, del suo lavoro, e devo dire che mi sono trovato di fronte a una figura estremamente, insomma, no, in nome nomen, evidentemente, non battagliera, ma io non posso che dire un amico che mi ha aperto le porte del suo studio, di casa sua, del suo lavoro, del suo archivio, un archivio molto importante, devo dire, come strutturazione, strutturato, insomma, strutturato per poetiche, molto, e soprattutto ha fatto un grande regalo al Centro Studi, perché ci ha onorato di diventare presidente dopo Gianni Brusamolino, dopo la scomparsa di Gianni Brusamolino, e ha permesso così al Centro Studi di legarsi alla città di New York, perché diciamo la prima attività del Centro Studi è stata collegata alla città di Parigi, essendo il Novecento, come dire, il secolo a cui guarda il Centro Studi, Milano Novecento, appunto, e quindi la prima metà del secolo era Parigi e voleva dire Brusamolino, il suo primo presidente, e la seconda metà, per forza di cose, l'abbiamo già accennato, a New York, e Battaglia a New York vuol dire il MoMA, insomma, è presente uno dei pochi artisti milanesi presenti al MoMA in forma stabile e permanente, ed è un dialogo che noi abbiamo, è una corrispondenza che abbiamo instaurato anche grazie a lui, quindi io lo ringrazio ancora per questo lascito, insomma, questo regalo al Centro Studi. Bene, io ringrazio Stefano, ringrazio Marco e chiaramente Alessandro che ci ospita. Ecco, siamo arrivati, ecco, al termine di questo webinar che chiaramente per motivi di tempo, ecco, è limitato. Sicuramente le suggestioni che sono state in qualche maniera sollevate dai racconti, dalle memorie di Stefano e anche dalla chiave, ecco, più strettamente accademica ed ermeneutica di Marco, ci hanno aiutato in qualche maniera ad entrare in un'ipotesi di lavoro complessa come quella della Scuola di Milano in arte. Chiaramente questo è soltanto un assaggio perché la riflessione sicuramente richiederà ulteriori approfondimenti teorici e ecco, se Alessandro ci ospiterà nuovamente potremo sicuramente definire in maniera, ecco, più puntuale questa tematica, ecco, con gli sviluppi che queste ricerche porteranno con ecco, i successivi studi. Ecco, io ringrazio tutti coloro che ci hanno seguito e una buona serata e una buonanotte, ecco, da parte del Centro Alti Studi. Buonanotte a tutti. Grazie, Buonanotte. buonanotte, grazie Alessandro, grazie Stefano, grazie Grazie a voi. Simone.